Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Anche oggi registro in un piccolo ritaglio di tempo che sono riuscita a crearmi in questa giornata, infatti è sera e quindi niente, ho soltanto le luci di questa camera ad illuminare, spero comunque che basti. Allora oggi vi parlo delle letture che ho fatto durante il mese di maggio. Purtroppo il mese di maggio è stato molto scarso, ho letto veramente pochissimo, quindi vabbè, sarà un video più breve del solito. Come sapete, insomma, anche dall'ultimo video, per l'appunto io e il maritino stiamo preparando questi documenti da mandare in Perù per l'adozione, quindi ci ha occupato tanto tempo e che vi devo dire, evidentemente ho avuto meno tempo, spero di recuperare, perché comunque vorrei mantenere sempre la media delle 4 libri al mese, anche se questo mese non ce l'ho fatta. Il primo libro che ho letto durante il mese scorso è stato L'orologiaio di Filigree Street di Natasha Pulley o Palley, non saprei. Questo libro ve l'avevo fatto vedere quando vi feci vedere i libri che mi erano stati regalati per Natale e molti di voi mi avevano scritto di non averlo amato e alcuni mi avevano scritto di essere molto incuriositi, alcuni l'avevano addirittura comprato ma non l'avevano ancora letto proprio perché si erano lasciati un po' influenzare da queste recensioni negative. Allora, io il libro l'ho letto tutto, quindi devo essere sincera, se fosse stato tremendo non avrei neppure continuato, invece leggere sono riuscita a leggere. Leggerlo tutto. La storia è veramente interessante, molto carina, sarebbe la storia di quest'uomo che dalla vita ordinaria, ecco, che un giorno insomma trova in casa sua un orologio di quelli da taschino, non sa che glielo possa aver portato e niente, sarà proprio questo orologio a trillare praticamente in un determinato momento e quindi a farlo sfuggire, ad avvertirlo di un attentato e quindi farlo sfuggire ad un attacco terroristico. Lui quindi va alla ricerca di chi sia l'inventore, ecco, di questo orologio, che abbia creato questo orologio, incontra un giapponese che fa Mori, mi pare di cognome, comunque viene sempre chiamato Mori, questo giapponese che insomma ha una vita molto particolare, o meglio ha un mestiere molto particolare, cioè quello non soltanto di fare l'orologiaio ma anche un'intelligenza molto sviluppata e quindi crea tantissimi meccanismi elettronici, o meglio, proprio crea dei piccoli robot, addirittura c'è un polipo nella sua casa, uccellini meccanici e così via, insomma ha un talento veramente enorme considerando che siamo, se non erro, alla fine del 1800. E poi c'è anche, diciamo tra di loro, si inserisce anche una donna, una giovane studentessa dalle idee un po' rivoluzionarie, una di quelle donne che appunto vuole studiare, fare esperimenti e non sottomettersi alle volontà di un marito. Tra il protagonista e il giapponese Mori si crea un'amicizia molto molto particolare, un legame veramente profondo e insomma poi vedremo nel libro come questo poi si svilupperà. Ben presto poi scopriamo ovviamente che Mori ha un segreto, è per questo che aveva creato questo speciale orologio che poteva avvertire nel momento in cui fosse scoppiata la bomba, quindi ha un segreto molto importante che caratterizza tutta la sua vita e ci spiega anche perché lui sembri conoscere sempre che cosa accadrà prima che appunto gli avvenimenti effettivamente accadano. Allora, devo dire che quindi la storia sembrava ed è anzi molto interessante, purtroppo secondo me non è sviluppata nella maniera giusta, nel senso che allora, prima di tutto la scrittura, nonostante sia bella, secondo me in alcuni punti è poco chiara, cioè c'erano dei punti in cui non mi catturava l'attenzione, dovevo leggere nuovamente lo stesso paragrafo e comunque mi sembrava di non cogliere bene tutti i particolari, è come se descrivesse qualcosa, le cose, ad una persona che già le conosce. Quindi eliminando o comunque non dando importanza ad alcuni particolari che invece sarebbero determinanti per me che sono una lettrice e non conosco alla perfezione quello di cui stai parlando, ecco, per capirsi. In più la storia è molto lenta, nonostante i colpi di scena che ci sono via via siano veramente interessanti tra uno e l'altro, non accade quasi mai niente, sono tante riflessioni e oltretutto, come ho detto, per esempio sia sul lavoro del protagonista, sulle persone che conosce sul lavoro e così via,
È come se le immagini che questo libro mi descriveva non mi rimanessero bene in testa, fossero offuscate, non fossero ben chiare, non capivo bene che cosa faceva di lavoro, non capivo bene chi erano le persone con cui parlava, non lo so spiegare, è stata una sensazione strana, ecco, quindi non è il libro dalla lettura più semplice del mondo. Inoltre, diciamo che la parte finale chiaramente riprende dal punto di vista dell'azione, ma succedono delle cose che ho trovato anche abbastanza ridicole, ecco, ad essere sincera. Quindi non so cosa dire, nel senso che l'idea c'era, secondo me non è stata sviluppata nella maniera giusta e soprattutto poteva essere un po' più accattivante, ecco, come racconto. Quindi niente, questa è la mia opinione sincera, ovviamente io l'ho trovato così, direi che è una bella storia che poteva essere veramente carina se sviluppata nella maniera giusta, e credo che la scrittura della scrittrice, presumo che sia Natasha, sia molto, da una parte lei abbia delle grandi capacità, ma allo stesso tempo debba esercitare di più le sue doti comunicative, perché non basta descrivere qualcosa, ma bisogna anche comunicare qualcosa, e non sempre i messaggi che voleva mandare, soprattutto riguardo alle descrizioni di personaggi, eventi e luoghi, erano chiarissimi secondo me, quindi direi che ve lo consiglio sì e no. Altro libro che ho letto il mese scorso è stato, ovviamente se mi seguite su Instagram lo sapete, Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Quindi siamo al quinto volume, per l'appunto a maggio, il quinto mese dell'anno, e infatti questo mese sto leggendo Il Principe Mezzosangue. Allora, questo libro, diciamo che dal quinto in poi sono quelli che mi ricordo meno, anche i particolari li ricordo meno, e i film evidentemente li ho visti anche meno volte, presumo, quindi è per questo che mi sembra quasi di leggere una storia nuova. L'Ordine della Fenice è un libro meraviglioso, nuovamente, ovviamente affrontiamo un altro anno ad Hogwarts di Harry e insomma dei suoi amici. Mi è piaciuta moltissimo per esempio nella parte iniziale, quando Harry Potter ovviamente non vede l'ora di tornare ad Hogwarts perché è il posto più sicuro, il posto dove si sente a casa, e invece già durante la prima settimana scopre tante cose che non gli fanno piacere, ed è come se lui si sentisse tradito dalle sue aspettative, aveva delle alte aspettative per questo nuovo anno scolastico, invece vengono per l'appunto tradite, e quindi viene deluso su tutti i fronti. I suoi migliori amici sono prefetti e lui, nonostante sia contento per loro, non riesce in maniera molto umana a nascondere di essere un po' invidioso. Si trova ovviamente la Umbridge, non mi viene il nome, a scuola, che lo punisce fin da subito, poi insomma c'è il fatto che Silente non lo sembra evitarlo, insomma ci sono tante cose che Hagrid non c'è a scuola, e quindi niente, lui si sente solo e per l'appunto tradito, e quindi tutte le sensazioni che prova lui le ho sentite anche io, veramente. Poi mi è piaciuto tantissimo, sempre rimanendo in tema della scuola, gli esami. Non ricordavo che gli esami fossero descritti in maniera così accurata, sembrano veramente esami veri, cioè il vedere per esempio professori che fin dal primo giorno cominciano a dire: ragazzi, vi dovete impegnare perché quest'anno avete il gufo, e pensare che noi quando abbiamo fatto la quinta superiore per esempio, il primo giorno di scuola, tutti i professori ci hanno detto: vi dovete impegnare perché quest'anno avete gli esami, e poi tutte le materie come erano sviluppate, come sono sviluppati effettivamente gli esami, gli esaminatori, io l'ho trovata all'orientamento su quale materie scegliere in base alla lavoro che uno vorrebbe fare, cioè l'ho trovata un'idea veramente bella per rendere ancora più realistico il mondo di Hogwarts, cioè non è bastato mettere qualche esame qua e là con un po' d'ansia perché insomma c'è bisogno di studiare prima, no, viene descritto tutto nel dettaglio, e soprattutto viene descritta molto bene l'ansia degli studenti, perché l'abbiamo provata tutti, chi ha fatto un esame, soprattutto l'esame di maturità, sa che cosa significa, no? E quindi vedere anche durante l'anno i compiti che si accumulano, durante le settimane in cui era in punizione dall'Umbridge, insomma tutto è fatto in modo che l'ambientazione sia veritiera, sia realistica, sia tangibile per noi, quindi l'ho apprezzato moltissimo. Altra cosa che mi è piaciuta molto è di nuovo il sottolineare l'importanza degli amici. Anche in questo caso Harry Potter, ma soprattutto in questo libro Harry Potter si fa aiutare dai suoi amici, in questo caso si aggiungono a Ron e Hermione anche Neville e Luna. E anche in questo caso sottolinea come lui non sia infallibile, anzi molto spesso sia proprio l'aiuto degli altri a permettergli di raggiungere gli obiettivi che vuole raggiungere, come per esempio andare al ministero per salvare Sirius grazie a un'idea di Luna, che decide di usare i
Testral, non mi ricordo come si chiamano, comunque quei cavalli che non, insomma, nessuno riesce a vedere a parte chi ha visto morire qualcuno, o comunque le idee magnifiche di Ermione, perché ovviamente Ermione non è mai stata soltanto a guardare, è sempre stato un personaggio molto attivo. E insomma, io ho questa cosa dell'amicizia, ecco, l'ho sempre sottolineata e l'ho sempre trovata estremamente importante, il fatto che il protagonista non sia protagonista perché è invincibile, è il migliore di tutti, ecco, assolutamente no, perché nessuno di noi lo è effettivamente. Poi abbiamo Piton, e in questo caso Piton, se scopriamo di lui un nuovo lato, per quanto ci possa rimanere male, perché sappiamo che Piton non vuole morto Harry Potter, lo sappiamo dal primo libro, però continua a trattarlo sempre in una maniera che veramente è difficile voler bene a Piton. Eppure, nel momento in cui entriamo nei suoi ricordi, ci sembra quasi di capirlo, ci possiamo immedesimare in lui e di capire il perché del suo comportamento così scontroso, così il fatto che abbia così difficoltà, ecco, a fidarsi degli altri, soprattutto a dimenticare quello che gli era successo durante gli anni della gioventù. Ovviamente in questo caso che cosa abbiamo? Il bullismo. Quindi il bullismo è una tematica forte, perché nonostante ci sia una scena e basta, questa basta e avanza per l'appunto per capire come si è sentita la vittima e come si sentono i carnefici, quindi il sentirsi forti, il sentirsi belli, il sentirsi superiori, fighi, ecco, agli occhi degli altri, allo stesso tempo vedere lui e provare quello che prova, il sentirsi imbarazzato, deriso, umiliato, addirittura davanti agli occhi della donna che amava, noi sappiamo, insomma. Quindi il nuovo volto di Piton è meraviglioso secondo me, e soprattutto ci risulta molto più comprensibile il suo comportamento anche dopo, quando decide di interrompere le lezioni private con Harry, in cui cercava di insegnargli a chiudere la mente, perché si sente proprio toccato nel vivo, e nonostante sia un uomo adulto nei confronti, insomma, di un ragazzino, si sente ferito e a quel punto preferisce nascondersi piuttosto che mostrarsi debole. E io, ecco, è una cosa che ho trovato estremamente interessante, ma soprattutto umana. E infine, ovviamente, non potrei non nominare Sirius. Sirius, che era stato per Harry l'unico, diciamo, l'unica famiglia, perché non ha mai sentito ovviamente la sua famiglia adottiva, no? Quella degli zii, come una vera famiglia. Nonostante lo conoscesse da poco, riponeva in lui grandissima fiducia. Non ricordavo il modo in cui Harry affrontava il lutto. Ero convinta che lo affrontasse in maniera un po' più superficiale, o meglio, che l'autrice l'avesse lavorata, ecco, in maniera un po' più superficiale. In realtà non è assolutamente così. In particolare la cosa che mi ha toccata di più, a parte la scena finale in cui scatta e si arrabbia con Silente, più che altro è stato il fatto quando lui comincia a pensare, no, forse un modo per rivederlo c'è, perché i fantasmi ci sono ad Hogwarts, quindi c'è caso che io lo possa rivedere come fantasma. E vedere come si aggrappa a questa speranza ci fa capire quanto bene gli volesse, quanto fosse straziato da questo dolore, e tanto da credere a qualunque cosa pur di riuscire a vederlo un'ultima volta. Oltretutto lui chiaramente si sente in colpa per la sua morte, quindi l'ho trovato molto molto toccante. Ultima nota, l'unica negativa, è la storia tra Cho e Harry. Non mi è piaciuta per niente, proprio l'ho trovata insensata, ma non mi era mai piaciuta, nel senso che a quell'età lì si dovrebbe vivere la prima cotta in una maniera diversa. Loro si vedono, sembra quasi una volta ogni qualche settimana, hanno praticamente due appuntamenti, uno in cui si vedono solo e si baciano, l'altro in cui litigano, e basta. Tra di loro non c'è stato praticamente niente, e secondo me poteva essere magari fatta vivere in una maniera un pochino, magari doveva finire, perché è ovvio che doveva finire tra di loro, però magari in una maniera un pochino più profonda, forse. Mi è sembrata un po' superficiale. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Ebbene sì, ho letto solo due libri. È andata così questo mese, non importa, e vabbè, recupererò il prossimo. E voi ovviamente ricordatevi di seguirmi sempre su Instagram per vedere anche le letture che sto facendo. Inoltre volevo dirvi che avrei pensato quest'estate di riuscire, di provare, insomma, perlomeno da luglio, a leggere It di Stephen King, che è una lettura che mi terrorizza da una parte, ma non soltanto per la tematica, ma anche per la mole. Quindi ho pensato che forse tra luglio e agosto, quando avrò già mandato tutti i documenti e quindi inizia soltanto l'attesa,
avrò magari anche più tempo da dedicargli. E quindi avevo pensato, magari se alcuni di voi non hanno ancora letto It, potremmo trovare proprio il momento per leggerlo tutti insieme e magari fare un gruppo di lettura, per l'appunto, che potrebbe durare un paio di mesi o più, insomma, vediamo, in base ovviamente a tanti fattori. E niente, quindi fatemi sapere se l'idea vi piace e io niente, come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento a prestissimo con un altro video. Ciao!